La precisazione sulla metodica che viene utilizzata in farmacia, noi per avere la conferma di una malattia ostruttiva la dobbiamo testimoniare, quindi dobbiamo avere una componente di ostruzione. E l'ostruzione del flusso si misura attraverso strumenti tipo lo spirometro, che tutti coloro che hanno fatto, per esempio, attività sportiva conoscono, perché una delle metodiche è il primo passo delle visite mediche sportive. Fantastico, delle visite mediche sportive. Ahimè, ci sono persone che in tutta la loro vita non hanno mai fatto una spirometria, eppure sono esposte a questi fattori di rischio. Per non voler arrivare alla complessità della spirometria, che richiede un'adattabilità un po' maggiore, la presenza di un medico in sede, si è deciso di proporre a Farmagruppo uno strumento semplificato che è in grado di fare un'attività di screening, non autenticamente diagnostica. Ma la normalità significa normalità. La patologia sospetta la patologia, cioè non è una certezza di patologia, quindi a quel punto potremo poi fare accertamenti. A quel punto potremo dire che la prevenzione passa ad un gradino un po' più approfondito. Intanto ci siamo tolti il 50% della popolazione, quindi abbiamo fatto un lavoro sociale, oltre socialmente utile, oltre che un lavoro di importante funzione diagnostica. Ecco, abbiamo parlato però di vita sedentaria, di sport. A brevissimo, insomma, ci sarà a Torino la Turin Marathon, la Stratorino, che è uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del podismo, ma magari anche un'occasione per chi non è tanto avvezzo allo sport di prendere coscienza e magari cominciare. So che Farmagruppo partecipa come sponsor e poi consegna le pettorine per questa manifestazione. Noi abbiamo preparato con la nostra redazione un servizio per presentare appunto la manifestazione, per cui vediamo di che cosa si tratta, come si articola e poi commentiamo insieme quali sono i vantaggi di un'iniziativa di questo genere. Abbiamo il servizio del nostro collega Roberto Monteriso, vediamo. Dunque, dovrebbe essere in preparazione, allora partiamo al contrario. Domenica 13 novembre è il gran giorno e saranno tre gli appuntamenti da non perdere. Stratorino, Turin Marathon e Junior Marathon. Ce n'è per tutti i gusti e le preparazioni fisiche. La caccia alla 25esima stella della Turin Marathon è già partita. Vincere domenica mattina significherebbe entrare nella storia nel giorno delle nozze d'argento tra la corsa e la città. La sfida che si ripete è tra i top runners di Africa ed Europa. Gli ultimi a trionfare nel 2010 sono stati un italiano, Ruggero Pertile, e una keniana, Prisca Yepto, e adesso si cercano i loro eredi. Ma c'è anche la Stratorino, la corsa dei debuttanti, un appuntamento fisso per migliaia di persone, che magari nel corso dell'anno si incontrano solo qui, sulla linea di partenza. E quest'anno ci sarà anche tanta musica a fare da cornice. Alle 9.30 di domenica sarà pronta Torino per ospitare un numero imprecisato di paia di scarpe da ginnastica. Per tutti, senza limite di età e senza obbligo di certificato medico. Il contributo minimo di iscrizione per questa speciale non competitiva è di 10 euro, con tutto il ricavato devoluto alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, per scopi sociali o di beneficenza. Da Piazza Carlo Felice, invece, la corsa per i più piccoli, con la Junior Marathon. Lo slogan che abbiamo lanciato è: a Torino non si nuota, si corre. Quindi prepariamoci, alleniamoci, perché la Stratorino, grazie a tutti i musicisti, sarà un evento pazzesco. Nelle nostre intenzioni, la musica appunto sistemata e posizionata lungo il tracciato dovrà raccontare l'evoluzione della storia della musica, quindi cominceremo dalla musica classica per arrivare alle ultime derive del pop e del rock, in un anello che appunto speriamo possa rappresentare una vera e propria playlist per il podista. Non solo la musica sul tracciato, avremo anche la musica in Piazza San Carlo, una tre giorni di musica prodotta da alcuni dei migliori artisti che abbiamo sul territorio. Bene, questo dunque l'iniziativa, il programma e anche le varie iniziative che sono legate poi alla Turin Marathon e alla Stratorino, che è un evento molto più grande della semplice corsa in sé. Dicevamo, Farmagruppo partecipa come sponsor, consegna le pettorine. Dottor Platter, come funziona e dove sarete fisicamente in questa occasione? Sì, dunque, per il secondo anno consecutivo Farmagruppo sarà sponsor di Turin Marathon per quanto riguarda la Stratorino. Sarà possibile quindi acquistare in tutte le farmacie Farmagruppo il pettorale, il pacco gara con relativi buoni sconto e materiale informativo. Successivamente saremo presenti, tengo a precisare che tutto il ricavato andrà alla Fondazione Specchio dei Tempi.
Saremo altresì presenti nello stand di Piazza Castello, presso lo Sponsor Village, l'11, 12 e il 13 di novembre, dove abbiamo pensato che non potesse esserci occasione migliore per effettuare anche in quella sede il test gratuito del respiro, e in aggiunta alla misurazione sempre gratuita della pressione arteriosa. Questo sempre in un'ottica di iniziative che Famagruppo ha con al centro, diciamo, la salute del cittadino e la prevenzione. Dottor Gerardi, forse anche un'iniziativa di questo genere rientra in quella serie di attività di prevenzione di cui parlavamo. Insomma, anche un incitare allo sport in questo senso può essere un lavoro di squadra, tutto sommato. Ma anche qui noi sosteniamo l'iniziativa di Farmagruppo, quindi saremo presenti anche noi come sponsor alla Turin Marathon, ribadendo quello che è il concetto che è stato esplicitato molto bene durante la trasmissione: la salute passa attraverso la prevenzione e il movimento fisico. Quindi un'occasione eccellente, di nuovo, per riproporre i nostri concetti fondamentali. Il movimento, lo sport fa bene a tutti, un luogo comune, ma anche una verità. Ma è assolutamente una verità da una serie di punti di vista. Se noi prendiamo le due grandi malattie di cui abbiamo parlato, l'asma bronchiale non è assolutamente una controindicazione all'attività sportiva. Anzi, molti bambini sono stati indirizzati all'attività sportiva proprio perché asmatici, e molti di loro sono diventati campioni olimpici. Tutti viene in mente Mark Spitz, 9 medaglie d'oro alle Olimpiadi, asmatico. A tutti vengono in mente numerosi atleti di cui qualche volta anche seguiti, non si possono fare i nomi per motivi personali, però è chiaro che questi pazienti in cura hanno dato delle prestazioni, delle soddisfazioni nazionali notevoli. Un altro punto fondamentale è che anche qualora vi sia una malattia respiratoria come l'enfisema, quindi io dico sempre ai miei pazienti, anche qualora la cilindrata del motore si sia ridotta per colpa di una malattia, bisogna sempre tenere in considerazione che la macchina va tenuta in movimento. Perché se noi lasciamo la macchina in garage, a quel punto avremo problemi di freni, problemi di ruote e la macchina non si muove più. Di conseguenza non bisogna fermarsi per colpa della mancanza di fiato. Questo è il principio fondamentale della riabilitazione respiratoria, che è uno dei capisaldi della gestione non farmacologica anche del paziente con malattie respiratorie, e che è un punto fondamentale, ma che non richiede necessariamente un ricovero ospedaliero, non richiede necessariamente una gestione ambulatoriale. Può essere guidata, ma il paziente deve muoversi e deve svolgere la sua attività anche spontaneamente presso strutture atletiche a casa propria o presso palestra. Ecco, lei che si occupa proprio dei farmaci che servono anche a curare questo tipo di malattie, si dice un po', ad esempio, nelle diete, che se non ci si mette insieme l'attività fisica non funzionano. Questi farmaci hanno bisogno anche di questo tipo di attività per riuscire a dare il massimo? I farmaci, anche quelli di ultima generazione, necessitano per definizione di un'attività sportiva, di un'attività fisica. È stato ribadito, direi, molto bene questa mattina dallo specialista pneumologo che ci stiamo muovendo sempre di meno, e questo acuisce il rischio evidentemente di contrarre malattie importanti. E quindi l'abbinamento con lo sport è indispensabile nei confronti di qualsiasi terapia farmacologica. Quando si parla però di problemi di persone che hanno già una patologia magari piuttosto seria, certo che convincerle a muoversi non è cosa semplice. Quali sono, diciamo, volendo dare delle indicazioni di massima, quanto deve muoversi una persona per sentirsi a posto con la coscienza e in salute? Ma io posso parlare per quanto riguarda le malattie respiratorie. Noi quando abbiamo un paziente respiratorio stadiamo la situazione attraverso un esame semplice, che è il fratello maggiore del test che facciamo in farmacia, che è la spirometria. Sulla base di solo questo esame siamo in grado di comprendere se il paziente sotto sforzo possa avere delle problematiche importanti. A questo punto bisogna interrompere il circolo vizioso, mancanza di fiato, rallentamento attività fisica che provoca altra mancanza di fiato. Se il paziente può farcela da solo, diamo un programma terapeutico, che in realtà è un programma anche di allenamento, oltre ai farmaci che aumentano la cilindrata del motore.
Se invece il paziente è un paziente a rischio di insufficienza respiratoria, quindi di carenza di ossigeno sotto sforzo, viene testato presso strutture specialistiche e a quel punto allenato presso queste strutture specialistiche. Si tratta in questo caso non più di ginnastica o movimento, ma si tratta di riabilitazione. Ecco, abbiamo soltanto più poco tempo a disposizione. A me, al di là della tematica, del problema, delle questioni respiratorie, quello che colpisce ad avervi tutti e tre qui in studio è una collaborazione tra medico, industria, farmacia, che spesso non si vede. Insomma, il paziente pensa di dover andare di suo dal farmacista, di rivolgersi autonomamente al medico, per non parlare dell'azienda farmaceutica che rimane davvero nelle retrovie, nell'opinione comune. Una collaborazione che si è vista in questa iniziativa, ma che ha delle potenzialità ancora da sviluppare, secondo voi? Ma se posso rispondere io, noi sentiamo una grande necessità di confronto in un momento economico anche del nostro mercato di grande difficoltà. Con i farmacisti stiamo incontrando un terreno assolutamente ideale e pertinente per sviluppare collaborazioni che abbiano delle finalità etiche, morali, che possano essere di utilità anche dal punto di vista dell'industria farmaceutica. Quindi io non posso fare altro che incoraggiare, ecco, anche per gli anni a venire, questo tipo di iniziativa, che ci troverà pronti come azienda farmaceutica piemontese ad assistere questo tipo di iniziativa. Non posso che associarmi, questa è un'iniziativa nuova. Devo dire che il trade union è stato Alberto che ha mosso tutte le carte, tutte le pedine per poter unire e obiettivare questo circolo virtuoso in cui i farmacisti sono la parte preponderante, diciamo, dell'azione diagnostica e preventiva, e che soprattutto hanno interesse ad avere un rapporto di fiducia nei confronti dei pazienti, perché spesso sono i primi ad avere questo rapporto di fiducia, spesso sono i primi che raccolgono le lamentele da parte dei pazienti. Ecco, per verificare il successo di questa iniziativa e questa collaborazione, dicevamo che questa campagna è partita già il 7, sono disponibili dei dati oppure avete una percezione dell'affluenza? Fino ad ora l'affluenza è stata decisamente elevata e sopra le aspettative, nel senso che per un tema trattato che magari ai più è appunto sconosciuto, o comunque diciamo non è mai stato affrontato in precedenza, devo dire che c'è stata molta, se vogliamo dire, da un lato curiosità e dall'altro interesse a mettersi appunto in gioco, a mettersi alla prova, e questo, diciamo. Quindi abbiamo davvero soltanto più un minuto a disposizione, farei il giro di nuovo al contrario, cominciando dal dottor Platter. Ricordiamo dove e come poter effettuare questo esame. Allora, semplicemente recandosi nella farmacia e farmagruppo, il test è immediato e gratuito, per cui trovando l'elenco della farmacia più vicina sul sito farmagruppo.org o cercando la locandina che richiama l'iniziativa nelle vetrine delle farmacie. E voi chiedo invece, velocissimi, dovendo riassumere in una o due parole chiave, qual è l'importanza dello sport e della prevenzione e anche di una campagna di questo genere? Che cosa diresti? Prevenzione significa diagnosi precoce, significa riduzione dei costi sociali, significa sostanzialmente migliorare un paese. Veramente in questi tempi ce n'è bisogno. Direi, ribadisco, un'opportunità sociale per la popolazione nel cercare di vivere sempre meglio con le tecnologie che oggi abbiamo a disposizione, che ci consentono una qualità di vita prospetticamente sempre migliore. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa e arrivederci alla prossima puntata di Aria Pulita.